Benvenuti in questo nuovo video. È arrivato il periodo dell'anno che più preferiamo, Capodanno, e siamo qui nel secondo episodio. Anche questa volta, 3 anni dopo, andrò a recensire tutti quelli che sono i miei video di Capodanno. Più che recensire, direi a reagire con voi e spiegarvi un pochino tutti i dettagli, retroscena, tutte queste cose che tanto ci piacciono. Siamo alla Galleria Umberto e quindi oggi abbiamo anche una location d'effetto, vorrei dire. Abbiamo softbox, c'è un lavoro incredibile del mio amico Simone. Andiamo a vedere quindi il primo video di Capodanno di questo trittico che oggi andremo a vedere insieme, che è Capodanno 2021. Ed eccolo: pubblicità, soldi che non mi arriveranno. Grazie a YouTube per demonetizzare tutti i video. Da questo trailer ci sono anche i Space Valley. Penso sia stato il video con meno potenziale di fuochi d'artificio della storia del mio canale. Era l'anno del Covid, quindi zona rossa, la situazione era abbastanza critica perché non potevamo nemmeno scendere di casa, ricordo. E comunque ha fatto 78.000 visualizzazioni, che non sono pochissime. Come sempre, ore 6, andiamo all'angolo di Cavalleggeri, luogo magico che praticamente è riconosciuto per il fatto che speriamo i fuochi d'artificio. E c'è la faida fra quelli che apprezzano questa cosa e quelli che mi schifano perché hanno paura di essere ripresi. Siamo io e il mio amico Vincenzo. E quindi facciamo 1 milione di visualizzazioni. Ragazzi, ma pure io voglio essere migliore. Siamo arrivati a 200.000 e comunque un ottimo risultato. E al momento, io davanti allo specchio con questo magico maglione preso da Piazza Italia alla modica cifra di 9,99 euro. Poi vabbè, il piede di mia sorella poteva anche evitarlo, sinceramente. Il Bellini che esce fuori. Minuto 5.03, ho sbagliato la ripresa. Stavo facendo un selfie con la telecamera, ma invece di stare a 28 mm di apertura stavo tipo a 70. Avevo sbagliato perché stavo al contrario. Mi sono ripreso a orecchio, guardate com'è bello. Ok, siamo arrivati al momento dello stappo. Questo verrà ricordato come il momento dello stappo più brutto della storia e più triste. Io intossicato, manco avessimo perso 10-0 in finale di Supercoppa contro la Juventus. Mannaggia. Raga, sono stati brutti periodi. Però nonostante tutto, il bengala del cinese. E quell'anno è andato alla grande il cinese, perché nessuno poteva scendere e quindi tutta la gente comprava soltanto roba e poteva sparare dai balconi. Sto urlando come un indemoniato. I bengala cinesi che partono da tutte le parti, è tipo Akimbo. Questo video è stato estremamente triste, quindi io passerei subito avanti. Come fai ad avere solo 3.000 iscritti? Adesso ne ho 6.700. Se faccio video soltanto a Capodanno è normale che non possiamo aumentare un po' più di tanto. Grande Massimiliano Barone, nonostante tutto gran bel video. Thank you so much. Amo questi video, li ho guardati tutti 10 volte. Ecco perché ho tutte queste visualizzazioni. Cioè, il mio video di Capodanno è un pochino il mammo perso l'aereo del Capodanno. E che io, mi fa grande onore questa cosa. Al minuto 2.20, in lontananza, cosa si vede? I binari della metro o della Cumana? Allora, andiamo insieme a vedere. Sì, quella che si vede laggiù è la metropolitana, linea 2 di Cavalleggeri d'Aosta. Cioè, se ve lo dico, mo, ne vende a casa mia, ma cerchiamo di... cerchiamo di... Angolo di Cavalleggeri, ma non sono dentro Cavalleggeri. Per questo è Capodanno Napoli fuori rotta. Grazie a te famiglia e tutto il mondo intero. Cioè, lui ha fatto un augurio di serenità per il mondo intero. Ho messo la mia passione sul telefono, i presepi. Ho imparato a farli grazie alla tua città. Ah, che bello. E presepi stile napoletano. Vabbè, comunque c'ho anche mio padre che è un grande appassionato di presepi, quindi conosco molto bene la roba. Ma che è sto rumore? Dai, te lo meriti il mio iscritto. Sei molto simpatico e meriti più di 10 milioni di iscritti. Grazie. Cioè, se faccio due calcoli penso che al Capodanno prossimo forse ci arrivo. Simone, complimenti per il video. Ormai è un appuntamento fisso. Solo una cosa, dal video sembra che a Napoli si sia sparato quasi zero. In realtà è stata una scelta vostra di palazzo, come è successo anche da qualche altra parte quartiere, di non sparare insieme. In realtà a Napoli, considerando il momento, si è sparato di più di quanto i più ottimisti in tal senso potevano sperare. Cioè, lui è espertissimo. Non dico uguale agli altri anni, ma molto, considerato il momento. Meriti più iscritti. Allora, grazie. Se dicono di non poter sparare, se io scendo e poi metto un video, praticamente sto dicendo alla polizia: venitemi a prendere. Se c'è un divieto, ed è un divieto lecito, perché si parlava di pandemia, si parlava di Covid, si parlava di una situazione abbastanza io non potevo scendere e andare contro questa roba, anche perché non ero d'accordo. Quando poi andremo a vedere nel Capodanno 2022 si era deciso di non sparare senza una motivazione valida, a quel punto noi siamo scesi a sparare. Comprendo il tuo punto di vista e sono sicuramente d'accordo che da altre parti di Napoli effettivamente si sia sparato. Ciao Simo, con poco sei riuscito a fare tanto e non è da tutti, thank you. Quello è l'obiettivo, cerco sempre di dare il massimo su un contenuto che hai poco da offrire. Il mio budget per quell'anno era il tempo, che quella comunque la risorsa sempre più importante. 3 bengala e 2 illuminanti. Cioè, io con 15 euro avevo fatto il Capodanno. Ma perché Nunzio deve comparire? Madò, questo è mio padre. Cioè, questo sa il nome di mio padre. Questa cosa è ansiosa. Vabbè, comunque poi ho commentato: i miei familiari non apprezzano ciò che faccio e prendono le distanze dai miei video. Per questo motivo li censuro. Ma io se...
Mi sono innamorato della ragazza. È mia sorella. Ti stimo, idolo. Io ho tirato due lupo. Non hai visto quando sei uscito fuori al balcone c'era il meteorite? Fra, l'ho visto. Se sono questi razzi che restano per un po' in aria e poi cadono. Sono le pistole di segnalazione, che spesso sono arancioni. Si mette il coso dentro e tu le lanci in aria. C'è stato più casino da me a Milano. Questo mi risulta poco. Cioè, non lo so. Mostrami le tue fonti. Quello sotto ha scritto "non penso proprio", un po' come il Mac. No, uno che ha scritto "forza Juve sempre". No. No. Tania Russello, Tania. Mio padre ha sparato 60 batterie e 150 cobra. Tuo padre avrà speso una cosa come 6-7 mila euro, più o meno. Sono finiti i commenti, perfetto, abbiamo reso un po' più frizzantino questo video del Capodanno 2021, passiamo al Capodanno 2022, che dal mio punto di vista, per i video di Capodanno a Napoli, è il video più bello, dove ci ho messo più passione, c'è più studio, c'è un bel messaggio finale, è piaciuto a tanti. Capodanno 2022 è quello che è stato fatto meglio. C'è stato un trailer dedicato. Abbiamo questo outfit con cappotto in cammello da figlio di papà, con zainetto dietro che però ti rende un pochino meno sistemato. Mette in discussione il mio status sociale. Capello appena fatto, un po' a malvivente. Qui c'è Riccardo, il mio amico, che i primi anni addirittura sparava i fuochi con me. Quando saglia, saluta i capevoli. È forte, meglio molte che... Bruno non è il portiere del mio palazzo, però è il portiere del mio palazzo, ok? Mettiamola così. Allora, io e Riccardo stiamo girando per Cavalleggeri. Non vediamo questo movimento e mi sono mosso un po' per dare anche un po' di dinamismo al video. Abbiamo preso questi bengala. Il quantitativo importante di fuochi d'artificio non è dato da quello che metto io, ma da quello che mettiamo tutti. Perché se io vado ad ampliare il mio arsenale con 4 bengala, io non è che abbia tutta questa roba, perché se hai un arsenale importante, 4 bengala non ti fanno niente. Ovviamente io cerco di massimizzare il tutto, è il lavoro del videomaker. Anche perché quest'anno 3 telecamere. Io la Hero 10 nuova di pacca, la Xiaomi G4K, adesso penso che possa costare 5 dollari sul mercato nero. Terza telecamera Sony A7. Come vedete io, ragazzi, censuro tutti, perché io non posso rischiare che la gente mi possa battere. Poi non voglio rischiare problemi con queste persone che non hanno firmato nessuna liberatoria, quindi forse è meglio se li censuriamo. E qui arriva il momento magico in cui io vi faccio vedere un pochino tutta casa. La mia casa è tipo un 40 metri quadri. Penso che questo studio sia più grande di casa mia. Festa senza fuochi a Napoli, già tante violazioni. Ma come fai? Allora, se non è un prodotto illegale, se è un prodotto legale che possono avere tutti libera vendita, perché non lo posso esplodere? Qua stavo piazzando le varie telecamere. Telecamera a terra, telecamera in testa e telecamera fissa sul cavalletto. Un po' di petardoni e anche i bengala sono pericolosi. Belle batterie, guardate qua. Queste sono dritte e ventaglio. Questo è stato l'unico fuoco d'artificio, un bengala, che ho acceso riprendendomi. Non ho fatto vedere tutte le altre cose che potrei o non potrei aver fatto esplodere. Come sempre, anche qua che ho lanciato questo bengala, non abbiamo mai lasciato le fiamme libere. Io ho praticamente perso tutta la giornata, tutta la notte, invece di lavorare a casa, a montare il video per farlo uscire il prima possibile. Quindi per me vedere poi queste 106.000 visualizzazioni è un grande sollievo. Vi ringrazio, ci tengo tantissimo e ci faccio il montaggio nella notte di Capodanno, invece di stare con i miei amici, di stare con una bella femmina. Siamo andati a Mergellina a vedere l'alba, ma è stata un'alba veramente brutta perché era completamente coperto. Minuto 12 con questa canzone, la canzone di Ariete. Io ho l'ultima notte con te. Perché ho messo questa parte? Why you? Perché ero fall in love. Che poi mi ha appeso malamente. Ovviamente ero un po' su set. Sì, ero set. Sì, è Maggiandusca. E qui why you c'è stato piezza. Mi sono piaciuto. Qua sono riuscito a esprimere il pensiero che simbolicamente avevo dato con quell'outfit. Anche per questo, come il video, oltre ad essere bello, ha un messaggio. Andiamo a vedere i commenti. Allora, sarà perché lo aspettavo come il pane, ma uno dei video tra i 5 che mi è piaciuto di più. Non per quanto hanno sparato, ma proprio per come è stato girato e fatto. Ancora una volta ti sei superato, grazie mille Simo. Ecco, questo è un bellissimo commento. È un apprezzamento che va al di là del contenuto e mi fa capire che questa persona ha visto tutti e 5 i video e questo è quello che ha preferito. I video più belli sul Capodanno mai visti in vita mia sono i tuoi. Ho scoperto solo ora i tuoi video, ma ti giuro che ogni anno aspetterò il Capodanno. È una tradizione, è come vietare la pizza o la sfogliatella. Sono diventati tutti finti per bene all'improvviso. Comunque attendo con ansia Capodanno 2023. Che poesia, torni da allenamento stanco, mangi pizza, ti stendi sul letto, apri YouTube e trovi Capodanno 2022. Sei felice e lo sai.
Giovanni Olivieri mi scrive: sempre più qualità e professionalità abbinate a risate e sorrisi. Mamma mia. Un discorso sacrosanto fatto di parole che tutti avrebbero detto e che tutti avrebbero appoggiato mettendoci la faccia. Man mano, ogni anno ci sviscerano. Vabbè, chi sta facendo discorso per Presidente della Repubblica? A sto punto levatemi tutto, ma non levatemi il capodanno di Simone Iaccarino. Lo aspettavo più di quanto aspettassi il capodanno stesso. Buon anno, la gente è folle. Le ordinanze sono tutte, vabbè, questo fa la critica anche lui, un po' pesante. Sono tutte legittime se si consente poi il AFE. Sono d'accordo, perché sono tutte illegittime se poi si consente la vendita. È un qualcuno che vende un qualcosa, però quella cosa non può essere usufruita. Quindi tu stai pagando per un bene, un servizio che poi non puoi usare. Praticamente. Fratello, come ogni anno aspetto te il tuo video di fine anno, ma mi rivengo a vedere i tuoi video per la nostalgia. Quest'anno aspetto il tuo video. Thank you so much. Siete grandi, a me piacerebbe tantissimo fare un capodanno a Napoli. Un video che vorrei fare in un capodanno è portare qualcuno che ha sempre sognato di fare un capodanno a Napoli nel mio video. Io da napoletano non voglio essere solo un creator, voglio farvi a ricreare, voglio essere una ricreator. Per chi non porti video sul carico di capodanno, sarebbe bello se li portassi. E per i tecnici, questo è per i tecnici, per chi è appassionato. Io sono appassionato, ma non piace a tutti, quindi non lo metterei. Auguri da buon anno da Vicenza, auguri anche a te, Vicentino. Ma i vicentini sono maniacatti, lo sapevi? Quando stavo in America c'erano un sacco di miei amici che dicevano: oh, Vicentino, maniacatti. C'è un limite a tutto, viva il mondo genuino, viva Napoli con le sue tradizioni, partendo dal capodanno. E aggiungerei: e forza Napoli, mi giù pure delle scudette, enjoy. 13 e 16, da questo momento in poi il video è sulla pura poesia. E da 13 e 16 parte il mio discorso, quindi ti ringrazio veramente tanto. Questo mi fa riflettere. Frate, avevo 11 anni quando ho visto il tuo capodanno 2018, a febbraio ne faccio 15, sto crescendo con te, tanti auguri. Ricerco questo canale una volta all'anno, incredibile. YouTuber per 5 giorni all'anno. Fine. Non aspettavo altro. Ciao, bravo, auguri, buon anno, stupendo bel video. Simone, perché non fai un video il 23 dicembre, mercato del pesce a Napoli, e 30 e 31 dicembre. Colleghi un po' tutto, l'ho fatto una volta, eh? Che capodanno pazzo, Carlo Tavolaro, questo è un fenomeno. Fatene uno anche a Marina di Montemarciano. 4 ore e 45 di macchina, fra. Sì, tantissimi commenti positivi, vi ringrazio tanto. Adesso si passerà al capodanno 2023, che è stata una rivoluzione per il mio profilo, che però non ha dato i suoi frutti. Non è stata una scelta voluta, però ho fatto una bellissima esperienza, ho lavorato per Walt Disney World, quindi potete immaginare che per me è stata un'esperienza enorme. E in realtà io ho pensato pure che potesse andare anche meglio, cosa che non è stato, però l'ho fatto. Thriller dedicato con l'inno americano. Per me è bellissimo. Però capisco che non ci sia stato l'appeal del capodanno napoletano. Però 2158 visualizzazioni. Io mi trovavo a Orlando, ho vissuto Orlando, Florida, che è un posto super americano. In mancanza di fuochi d'artificio ho detto: ma andiamo a sparare, andiamo in un poligono. E così ho fatto. E il 31 lavoravo, ho lavorato al carretto nel parco divertimenti. E io facevo i drink. Quindi il 30, insieme alla Marti, siamo andati a sparare. Volevo sparare con delle armi, quelle armi che volevo non c'erano. Tu puoi sparare allo stesso prezzo 4 armi, ma ci sono sia armi con i colpi da 9 mm piccoli, sia armi con colpi 5,56, che sono armi d'assalto. Quindi ovviamente io ho detto: il prezzo è lo stesso, spariamo con tutti i cannoni. È stato molto bello, è stato molto figo. Ce lo immaginiamo più difficile di quello che è, di fatto. Il colpo sulla spalla arriva, ma non è così forte. Che poi alla fine ho sparato con un M4, un Kar 15, un M16 e una K47. Queste armi in Italia sono illegali, cioè in Italia si spara solo con armi demilitarizzate, massimo 10 colpi, colpo singolo. Quindi sono armi in automatico con 30 colpi, proiettili veri, bossoli veri, fanno male, molto male, non si usano. Se volete farlo, andate in America e andate in poligono. E vabbè, qui ho fatto i vari test. L'M4 è quella con cui sono stato molto più confident. Quest'arma era molto più stabile, cioè quando io sparavo in culo praticamente era impercettibile. Era come se stessi sparando con un'arma soft air. E soprattutto sono stato molto confident con le armi che avevano il mirino ottico. In questo caso era un olografico e devo dire che la K tira delle botte più forti. Comunque è stata un'esperienza bellissima, ho fatto sparare anche Martina, ha scelto lei di farlo, mi ha fatto piacere che si è divertita soprattutto. E ha sparato con AR-15, MP5 e una K, era un Kalashnikov, però tutti e tre da 9 mm, quindi più piccolini, più gestibili. Sono tornato a casa, il mio coinquilino messicano mi ha cucinato messicano, buonissimo, ne approfitto per salutare Enrique, grande Enrique. Mio hermano. E poi sono andato a un festino. C'era la festa di queste mie amiche. C'era Brooklyn, c'era Ashlyn, tutto il gruppo, che saluto.
Hi girls. Giorno di Capodanno 31. Io ovviamente saluto il mio coinquilino, mi preparo perché avrei dovuto affrontare una giornata molto difficile, una giornata intera al Donki. Avrei dovuto sopportare tantissimi clienti che volevano festeggiare, farli divertire e lavorare. Mi sono divertito nonostante abbia lavorato e tanto. Appena entrati nella zona di lavoro ci hanno dato anche della roba da bere, sono stati molto carini. Nella mezzanotte italiana, ore 6 pm americane, le 18, e ho salutato i miei genitori che ovviamente mi hanno fatto rosicare in una maniera clamorosa, perché ho visto proprio, capito, il set di tutti i miei Capodanno e ho detto: oh mannaggia, quest'anno veramente non lo faccio il Capodanno a Napoli. E in Cina è stato fatto un festone bellissimo, tantissimi drink. Infatti vi metto una storia che ha fatto il mio amico Giovanni, che in questo momento è a Sydney. Allora, in Italia c'era sì discoteca, però la discoteca più tranquilla, un po' revival. E poi siamo andati nel padiglione cinese, che era tipo discoteca bordellone, un casino assurdo. C'era il drago che sputava fuoco, un sacco di argentini, perché da poco aveva vinto il mondiale argentino. Finché poi non è arrivato un momento clou intorno a questo lago. Quindi sono partiti con i fuochi che partivano dal padiglione cinese-giapponese, per poi arrivare a quelli in Europa, fino ad aspettare la mezzanotte, dove si sparavano poi i fuochi d'artificio principali, quindi i main fireworks. Ovviamente i fuochi italiani, quelli più penosi, non ve lo sto a dire proprio nemmeno. Rispetto alla nostra quantità di fuochi e durata, loro hanno concentrato tutto lo spettacolo in poco tempo. Cioè loro hanno sparato un numero infinito di fuochi d'artificio, ma in pochissimo tempo, che ha illuminato tutto di bianco. L'esposizione della telecamera era ingestibile. Ma non c'è stata un'implosione, ho detto sta finendo il mondo. È stato bellissimo, però è durato in totale, compreso tutti i fuochi dei vari paesi, è stato da 3 minuti. 3 minuti, 4 minuti, una cosa del genere. È come se io prendessi tutti i miei fuochi, li metto al centro e con un bengala li accendo tutti quanti e partono tutti quanti. 1 minuto, 2 minuti, ok, finito ragazzi, buonasera e all'anno prossimo. Cioè, però questo è nel parco Epcot. Forse se stavo in un altro parco, tipo Magic Kingdom, fa uno spettacolo meno concentrato e più diluito. Però quello di Epcot è conosciuto per essere intenso, forte, parte. Ecco, parte così. Però vabbè, è un punto di vista. Sono americani, noi siamo napoletani, abbiamo la passione per sparare, dobbiamo allungare il godimento. Ho salutato tutti i miei mille amici, abbiamo continuato a stare nel parco e degli amici messicani mi hanno anche offerto 2 margarita. E poi mi sono ritirato nei miei appartamenti, perché comunque alle 2 finiva tutto. Andiamo a vedere subito i commenti di questo video, che mi è tanto piaciuto, però non ha reso di fatto. Spero possa salire di visualizzazioni in questo periodo di Capodanno. Nostalgia di Napoli, prossimo anno fallo a Napoli. Sì, ma questo video non è piaciuto. Eppure è forse pure una cosa che non è piaciuta. Sai qual è? Ben 33 minuti del video di Capodanno. Sono un po' tanti. Sì, finalmente ogni giorno tornavo a casa e guardavo solo se c'era il video. Finalmente è arrivato. Lui avrà commentato all'inizio del video, perché non avrà visto, secondo me. Falla fuori rotta 2024. Promettici che l'anno prossimo lo farei a Napoli. Cioè i commenti sono interamente dedicati a questa cosa. Cioè il video non l'ha visto nessuno, non vi è piaciuto, ed è stato il video che ha avuto il budget più alto. Solo per andare a sparare con le armi da fuoco ho speso 2,50. Considera Uber. Io per fare il Capodanno con i fiocchi, io non volevo spostarmi con Uber. La mattina avevo prenotato una Mustang GT ed ero andato all'aeroporto per prenderla. Sulla mia carta di debito non c'era nome e cognome. Per gli americani quella cosa non vale. Non puoi pagare con quella carta. È una cosa che ho scoperto soltanto in quel momento. E quindi l'ho preso completamente nelle... Quindi sono andato all'aeroporto spendendo 40 euro per andare, 40 euro per tornare, la macchina affittata pagata, e ho speso altri 100 euro. Più i 2,50, circa i $50 per andare a tornare dal poligono. 500 euro. So che il video dell'anno scorso non è andato bene, mi dispiace perché è stato incoerente con tutti gli altri video a livello di numeri. Però confido nel fatto che possa crescere in questo periodo, quindi io spero che questo video reaction vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo video, che finalmente il rullo di tamburi sarà Capodanno 2024 a Napoli. Porterò la tradizione nuovamente sui vostri schermi di telefono e computer di YouTube. Detto questo, ringrazio Simone per aver... soprattutto ho registrato questa cosa, ma anche per avermi offerto la possibilità di girare in questo posto magico. Voi non lo vedete, vi faccio vedere con il telefono. Abbiamo un softbox di qua, un'altra cosa qua, sta luce fatta bene. Qua stavo vedendo il video, ma guardate qui sotto quanto è bello. Io vi saluto, grazie per aver visto il video, commentate e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!